viva il coraggio, ma chi lo sa portare infame società, dacci mangiare. Terni, 1 dicembre 2011. Come era scritto una volta, o si scriveva nelle cartoline che si ricevevano o si mandavano, cartoline cartacee, materiali, si usano sempre meno. E questa è un po' un'occasione colta al volo, proprio volo, colta, direi arraffata, arrascé, strappata, un po' a un incrocio di caso, di necessità, di affettuosa presenza di lessico familiare che ci ha dato l'idea di questa sorta di sorvolo, si potrebbe dire il cielo sopra Terni, le montagne, il profilo, poi le colline e poi i treni, la stazione, l'archeologia industriale. E idea davvero estemporanea, stavolta nemmeno una scaletta, la solita, che serve più che altro a rassicurarsi, ma se si pensa a una scaletta qui vengono le vertigini. E idea estemporanea venuta tardi parlando l'altra sera con Alessandro, Davide, Omar in un garage da Archimede Pitagorico in cui si disperatamente si andava recuperando il contenuto di un disco rigido di un ennesimo computer mezzo morto, abbozzato, una memoria in qualche modo esternalizzata, no? Materializzata o immaterializzata, insomma, in questa cosa che la dice lunga su quanto siano cambiate le nostre forme di vita nel frattempo e tutto sommato nostro malgrado, con una assimilazione, accomodazione, adattamento. Idea pensata in quattro, intirizziti e insonnoliti, e in fondo il soggetto, l'autore, potrebbe essere quella quarta persona del singolare che ricordava Alessandro, riandando e rivisitando Deleuze, Gilles. Allora, Terni, c'è un libro che è uscito anni fa di Sandro Portelli, Biografia di una città, biografia o si potrebbe dire anche autobiografia. Io, quando avrei dovuto dare la mia intervista, non c'ero, ero partito come di nottetempo, come in verso una fuga senza fine, allora si pensava senza dove, lontano da dove,
su questo battello di Gian Maria che aveva scritto sulla fiancata Le vent se lève, il faut tenter de vivre. E poi il vento non si levava mai e dovemmo fare le bocche di Bonifacio, tutte a motore. E questo accadeva 30 e 1 anni fa, quasi esatti. E nel libro di Portelli non potetti esserci e qualche volta emergevano cose che parlavano anche di noi, come il ricordo internano di zio Pluto, dei funerali di nostro figlio, di Lucia e mio Emiliano, nel 72, con la bandiera, una bandiera brunata di potere operaio. E un ultimo discorso di quel cantastorie in fondo che era mio padre, che veniva dal secolo ancora prima, 1893, dal sud, Terrone, terra di lavoro, terra, si chiamava così quella regione, Casal di Principe, terra di paludi, e poi partito alla Grande Guerra, coscritto, sottufficiale con 3 anni di scuola, il che vuol dire che la truppa erano la carne da cannone, da trincea, in gran parte terroni del sud, mandati al fronte e che stavano alla lingua italiana ai comandi degli ufficiali piemontesi in alto dietro le spalle, un po' come i tirailleurs senegalesi, altra carne da macello. Stavano a Verdun, sullo Chemin des Dames. Là i due marescialli dei rispettivi paesi, Nivelle in Francia e Cadorna in Italia, erano dei veri e propri macellai pazzi, macellai a cominciare dalla loro truppa, perché la loro dottrina militare era mandare una massa umana a ondate che a comando saltasse fuori da queste terribili claustrofobiche topaie che erano le trincee, buttasse, come diceva la retorica patriottarda, il cuore oltre i reticolati e corresse a zig-zag, andando alla baionetta contro i nidi di mitragliatrici e i cecchini, quelli che adesso si chiamerebbero snipers, andando perché tanto alla fine qualcuno arriverà. Non erano nemmeno le dottrine della Blitzkrieg, era la dottrina di mandare in modo sterminista la gente al macello. Quando ero ragazzo a Terni, avevamo io e qualche mio amico e compagno letto, o comunque avuto traccia di un libro, I Sonzo 17. Adesso per un attimo mi sfugge il nome dell'autore, che parlava di questa macelleria con cui era iniziato il secolo, che è stato detto poi breve, quello dopo al secolo del 48, degli squarci anche di speranza o di salti nel libero tra il 48 e la primavera 71 della Comune di Parigi.